del primo tempo tra Essaorita contro Atletico Pineta. Siamo qui con Vitale, Dalila Vitale, 1-0 per voi, gol lampo, però tutto sommato una partita abbastanza equilibrata in questo primo tempo, state giocando abbastanza bene, cosa c'è da migliorare? Sicuramente un po' il controllo di palla, un po' il vedere i compagni in campo, infatti ho fatto vedere una mia compagna perché non l'ho vista ancora, scusa Rita. Per il resto stiamo giocando bene, poi con loro è sempre stata una partita molto bella perché è equilibrata e combattuta ed è tranquilla, quindi niente, tutto sommato una bella partita. Siamo squadre sullo stesso livello? Sì, meno male sì, quindi siamo contenti, poi loro sono molto simpatiche e sono molto brave, a differenza di qualcuno che milita in questo torneo. Vabbè, non facciamo nomi, bocca al lupo. Andiamo dalle ragazze in completino rosso. Andiamo, scusami un attimo, numero 5, ricordami il cognome. Picone. 1-0 per le avversarie, però tutto sommato un buon primo tempo, abbastanza equilibrato. Cosa c'è da fare per riuscire ad agguantare questa partita? Dobbiamo cercare di avanzare molto di più e cercare di tirare ancora di più a porta, perché purtroppo è quello che ci manca. Loro sono quelli che prestano di più e quindi tirano, noi invece non riusciamo ancora a tirare. Va bene, in bocca al lupo Picone. A dopo ragazzi. Siamo qui nel dopo partita della seconda giornata di Coppa Italia. Si sono affrontate oggi l'Atletico Pineta contro la Essaorita. Siamo con i due migliori in campo, alla mia destra Nadia De Falco, alla mia sinistra il migliore del campo Sabrina Merola. Calda Merola. Partiamo di Nadia, una partita abbastanza equilibrata nel primo tempo, forse quel gol diciamo fulmineo aveva un pochino condizionato. Sì. Poi nel secondo tempo diciamo siete calate. Sì, l'hai descritta esattamente come è andata. Il primo gol diciamo non ci aspettavamo, anche perché penso sia al terzo minuto tipo, sì. Quindi ha poco iniziato la partita, però il primo tempo ce lo siamo quasi giocato bene, poi diciamo dopo ci siamo deconcentrate. Vabbè, la cosa è eravamo anche senza cambi, quindi una descrizione delle nostre una serie di cose. Siamo uguali. E così è andato. Però stavolta noi siamo di qua, Dalila. Così. La cosa più importante, cioè pensavo anche la cosa più bella, è che comunque nonostante la sconfitta, cioè sorridete sempre, quindi questa veramente tanto spirito di squadra e per le simpatia lo possiamo vincere. Vabbè, sì. Comunque penso che avrete altre partite a disposizione per migliorare. Ti auguro quindi di veramente di arrivare una partita martedì prossimo. La decisiva. Sì. Un pronostico c'è? No, non c'è. Meglio che lo rifacciamo. Diciamo, speriamo bene però. Verrà qualcuna che oggi non è potuta venire? Sì, sicuramente saremo più di 6 contate. Sì, perché abbiamo un sacco di assenti, però martedì prossimo dovrebbero tornare. Vogliamo dedicare a qualcuno la tua bella prestazione? La mia bella prestazione? No, a tutta la squadra e a Fabrizio che sta a casa con il crociato rotto così. Ah, in bocca al lupo allora. Crepi. Ciao Nadia. Ciao Nadia. Sabrina, oggi ciao. Una bellissima partita da parte delle tue compagne. Finalmente non subite gol, cosa che non so da quanto tempo non succedeva. Però, ciao. Diciamo una tutto sommato una buona. Ma vuoi lasciare stare? È un cagnolino, la stai accarezzando. Spiegaci un pochino il match. Allora, abbiamo fatto subito gol e quindi questa è stata una cosa che ci ha spinto. Poi noi pensiamo sempre di stare sotto in modo tale da non lasciarci andare così il ritmo. Poi abbiamo accelerato un po', siamo state anche un po' fortunate perché hanno fatto degli autogol, però sicuramente abbiamo giocato tutte quante bene, anche il capitano qui presente, che è Riccia ancora più bella. E quindi sì. Diciamo che se giocate così veramente almeno questa partita arrivare possiamo vincerla, appunto. E non diciamo comunque per scaramanzia. Dire. Non credo alla scaramanzia. Ma no, lui poi ci porta sempre Siccia. Ma poi ogni partita arriva e fa, state pareggiando, però al secondo tempo poi voi di solito calate. Quindi per è più o meno lui alle interviste del primo tempo. Babbu, comunque vogliamo dedicare Babbu, sì, sei bello, Babbu. La tua prestazione. Sì, allora la voglio dedicare a Valentina che si è fatta male qualche settimana fa. Quindi auguri di pronta guarigione e poi a tutte le persone che ci vanno a guardare. Va bene, bocca al lupo Sabrina. Ciao Dalla. Ciao. Bravo ragazzi. Grazie.